Siamo con la professoressa Anna Rita Tucci. Com'è nata questa festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia? Allora, la festa è nata dall'idea di partecipare anche noi a questo anniversario importante. Come scuola siamo protagonisti sicuramente nel percorso dell'Unità d'Italia, abbiamo rappresentato un traguardo importante anche con l'alfabetizzazione e ci sembrava importante essere anche noi come Fantoni in questo giorno a manifestare la voglia di unità che c'è nel nostro paese, la voglia di rispettare la nostra bellezza dal nord al sud, e noi siamo appunto qui a dire l'Italia è tutta dal nord al sud e noi siamo i protagonisti del nostro paese. Fondamentale mi sembra sia stato anche il coinvolgimento dei ragazzi. Assolutamente sì, sono stati bravissimi. Ragazzi qua presenti hanno partecipato a riunioni, abbiamo organizzato, hanno lavorato di pomeriggio, di mattina, a volte anche sacrificando degli aspetti prettamente scolastici, ma meritano tutto il nostro grazie, perché non è facile vedere tanti ragazzi muoversi insieme per fare quello che voi vedete oggi qui, una festa. Se girate per le aule, ogni classe è stata abbellita, ogni aula è stata abbellita con il tricolore, ogni aula è oggetto di festa e tutti i ragazzi in tutte le classi sono protagonisti. Luca Mariani, uno dei rappresentanti degli studenti, come è stata organizzata questa festa? La festa comincia alle 10 e alle 10.30 cominceremo la premiazione per il dolce più originale che hanno fatto le nostre classi e la maschera chi si è colorato col tricolore in modo più originale e coi temi legati all'Italia. Poi suoneremo e canteremo tutti insieme, tutti gli studenti, tutti i professori, tutti i bidelli, e canteremo insieme il nostro inno, simbolo della nostra unità, e poi lasceremo scorrere la festa, aprendo il buffet con le torte, con i dolci fatti dai nostri compagni, e poi lasceremo suonare le due bande che abbiamo invitato per coinvolgere, per rendere festoso il clima di questa giornata. C'è ancora un momento poi dedicato alla consegna delle costituzioni a tutte le classi. Sì, e infatti dopo la premiazione c'è noi studenti, grazie alla collaborazione della Quinta Ragioneria che ha fatto queste costituzioni, le consegneremo una a ogni classe come simbolo delle nostre leggi, del nostro Stato, che devono essere il simbolo e ciò che ci tiene uniti, ecco.